Ciao a tutti, diventa il premio in amore, metodo controintuitivo. Se vuoi veramente avere successo in amore, se vuoi veramente ottenere dei risultati importanti in amore, devi diventare il premio, diventare l'oggetto di desiderio. Come fare questo? Segui il video. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E veniamo al tema. Diventa il premio in amore, metodo controintuitivo. Allora, se vuoi diventare il premio in amore, se vuoi diventare la persona più importante, se vuoi diventare una persona in grado di ottenere, di diventare l'oggetto di desiderio, devi utilizzare un metodo controintuitivo. Che cos'è essere un premio in amore, intanto? Beh, essere un premio in amore è essere la persona oggetto di desiderio per chi desideri. E quindi intanto, e questo è fondamentale, perché noi possiamo sedurre qualcuno soltanto se diventiamo il suo oggetto di desiderio, cioè se diventiamo quella persona in grado di stimolare profondamente, in grado di somministrare profonde emozioni. Questo è l'unico vero sistema per conquistare, per sedurre, per far innamorare la persona che ti interessa. Non ci sono altre possibilità. Potremmo dire che tertium non datur, non puoi essere altro che l'oggetto di desiderio se vuoi conquistare, sedurre e far innamorare. Allora, la prima cosa che devi fare, la prima cosa che devi veramente imparare a fare è quella di, diciamo che è un metodo controintuitivo, di somministrare indifferenza. Somministrare indifferenza vuol dire che se quella persona ti interessa, tu devi essere indifferente, devi mantenere un grande distacco dal risultato. Soltanto mantenendo un distacco dal risultato riuscirai a raggiungere dei risultati, appunto, riuscirai a raggiungere delle situazioni che ti possono andare bene. E questo è un fatto veramente importante. Per poter fare questo, che cosa devi fare? Devi avere una tranquillità, devi pensare, fare un inner game, cioè un gioco interiore, iniziare a pensare: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Soltanto se riuscirai a pensare questo, soltanto se riuscirai a manifestare queste modalità, otterrai i risultati importanti nella tua vita. Ed è un punto, devo dire, fondamentale, un punto basilare, perché altrimenti non riuscirai a raggiungere nessun risultato. Quindi devi avere un'autopercezione positiva di te stessa, che vuol dire avere un'immaginazione. Quindi come fare? Beh, semplicemente utilizzando questo mantra, io sono la persona più importante del mondo, io mi accetto così come sono, che devi ripetere quando vivi uno stato emozionale, perché vivere uno stato emozionale significa autosomministrarsi delle emozioni. Se tu vivi uno stato emotivo, ti autosomministri delle emozioni. E ogni messaggio che viene dato in uno stato emozionale diventa una potente suggestione che va a innestarsi nelle profondità dell'inconscio. Quindi potremmo dire che il risultato, cioè diventare la persona più importante del mondo e amarsi e accettarsi così come siamo, questo è il risultato, è direttamente proporzionale all'intensità dello stato emotivo per la frase che ripeti. Quindi la frase devi ripetere in stato emozionale. Ogni volta che vivi un'emozione, sia positiva che negativa, ripeti questa frase. E dentro di te puoi farla ad alta voce, puoi farlo scrivendolo, puoi farlo pensandolo. E questo inizierà a farti, diciamo, a far sì che tu inizi a vedere te stesso veramente come la persona più importante del mondo, come un premio. E questo ti aiuterà a far cosa? A far sì che naturalmente, spontaneamente, tu possa manifestarti nei confronti dell'altra persona
in una modalità assolutamente vincente, una modalità di distacco dal risultato, cioè non attaccata al risultato. E quindi potrai dare indifferenza però stimolando la persona. Ecco, questa è la chiave vincente. Devi mettere in atto due strategie. Una, stimolare quella persona, stimolare quell'uomo, facendoti vedere come una donna di classe, una donna femminile, una donna intelligente, una donna affascinante. Quindi riuscire a fare questo ti consentirà veramente di ottenere dei grandissimi risultati. Consentirà veramente di diventare la persona più importante del mondo, ti consentirà veramente di diventare una persona estremamente intrigante, estremamente affascinante. Soltanto se tu riuscirai a fare questo, riuscirai a raggiungere dei grandi risultati. Se non riuscirai a fare questo, purtroppo i risultati non li otterrai, purtroppo otterrai dei risultati scadenti, otterrai semplicemente il risultato di non raggiungere nessun risultato fondamentalmente. E questo è un punto molto importante che devi tenere in considerazione, è un punto fondamentale che devi prendere in considerazione. Quindi, se vuoi veramente diventare la persona, tra virgolette, più importante del mondo, devi imparare ad agire in questi termini. Devi imparare a renderti conto che soltanto mandando gli stimoli, e poi una volta che avrai mandato gli stimoli, perché poi questo è un altro fatto importante, soltanto una volta che avrai mandato gli stimoli di femminilità, di essere attraente, di essere una persona veramente importante, soltanto in questo caso tu potrai essere certa che questa persona si coinvolgerà con te, potrai essere certa che questa persona si innamorerà di te. Non ci sono altre possibilità. Quindi ti suggerisco veramente di fare questo. Ovviamente mandare degli stimoli vuol dire stimoli alla parte emotiva, essere femminile, essere intrigante, essere attraente, imparare la gestione del linguaggio non verbale, imparare la gestione di come cammino, come mi muovo, come agisco. Ecco, sono tutte cose, tutte situazioni che inesorabilmente ti faranno diventare, come dire, attraente, intrigante, interessante. Quando però poi somministrerai anche indifferenza, l'indifferenza tieni presente che dà automaticamente tutta una serie di emozioni. Se tu dai indifferenza, automaticamente somministrerai tensioni emozionali, quali l'abbandono, il rifiuto, la disistima, che sono tutte emozioni che alla parte emotiva dell'altra persona piaceranno tantissimo. Quindi agisci in questo modo, verrai percepito come premio, verrai percepito come oggetto di desiderio e le persone, anche se tu non te ne rendi conto, si innamoreranno di te, si coinvolgeranno con te e non vedranno l'ora di conquistarti sedute, per cui potrai mettere tutti i vincoli per far innamorare fino in fondo, perché attraverso i vincoli poi le persone investono su di te. E quindi investendo su di te, ti considereranno come veramente una persona importante, una persona fondamentale. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, ovviamente. E condividi questo video con tutti i tuoi amici. E ti ricordo anche che sul canale, se vuoi, è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta che vai nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti. Ciao a tutti!